Lockdown, lockdown. Da Iole Santelli a Massimo Gacciari. Iole Santelli è la presidente della Regione Calabria. Massimo Gacciari è un potente filosofo italiano ed è stato anche sindaco di Venezia, oltre che parlamentare del nostro Parlamento. E Massimo Gacciari scende di nuovo in campo contro il governo di Conte, perché a Massimo Gacciari il nostro premier Conte non è mai piaciuto, mai. Forse perché a Massimo Gacciari non è mai riuscito di diventare capo del governo. Beh, se la prende con Conte e si schiera dalla parte di Iole Santelli, presidente della regione Reggio Calabria, la quale non vuole il lockdown in Calabria. Ma io devo ricordare a Massimo Gacciari che se il governo di Conte, l'attuale governo, ha proclamato quanto due mesi fa, 60-70 giorni fa, il lockdown, e siamo ancora in un lockdown un po' più dolce, la colpa non è del governo attualmente in carica, non è di Conte, capito, Massimo Gacciari? Se tu torni indietro con la tua memoria a quando apparve il coronavirus, prima in Cina, poi si è spostato anche in Europa, si è affacciato anche in Italia, e dovresti ricordare che il primo a gridare al lupo, chiudere tutto, chiudere le frontiere, fu Matteo Salvini. E Matteo Salvini mise in difficoltà il governo, gridando al lupo, il governo non sta facendo niente contro il coronavirus, si deve chiudere tutto, tutto, tutto. Non te lo ricordi, Massimo Gacciari, che fu Matteo Salvini a mettere il governo con le spalle al muro? Se non te lo ricordi tu, Massimo Gacciari, te lo devo ricordare io. Dobbiamo ringraziare Matteo Salvini se il governo, messo con le spalle al muro, ha proclamato il lockdown, dal quale stiamo lentamente uscendo in questi giorni, capito, Massimo Gacciari? E sono io che devo ricordarti queste cose. Io, Serafino Massoni, ho fatto un video intitolato Matteo Salvini. Ah, io sono questo qua, capito? Massimo Gacciari, sono questo signore qua, guarda. Ho fatto un video intitolato Matteo Salvini, la eterogenesi dei fini. Tu lo sai, vero Massimo Gacciari, che cos'è la eterogenesi dei fini? Cioè Matteo Salvini voleva perseguire uno scopo, chiudere le frontiere. È stato sempre il suo scopo di Matteo Salvini, quello di chiudere le frontiere. Quindi Matteo Salvini ha detto: il coronavirus mi fa un piacere, chiudiamo le frontiere, facciamo tutto chiuso, lockdown, eccetera. Eterogenesi dei fini, però Matteo Salvini ha sortito un effetto contrario a quello che voleva, perché ora sta precipitando nei consensi. E perché sta precipitando nei consensi? Perché la sua base, la sua piattaforma elettorale è fatta dalle cosiddette partite IVA, le partite IVA, baristi, agenti di viaggio, albergatori, partite IVA, tutte le partite IVA, quelli che lavorano in proprio, gli ambulanti dei mercatini, eccetera, e i quali nel lockdown non hanno preso manco una lira, cioè neanche un euro, e hanno tirato le spalle a Matteo Salvini. Eterogenesi dei fini. Quindi non te la devi prendere con il governo Conte, te la devi prendere con Matteo Salvini, capito? Massimo Gacciari, caro Massimo Gacciari, io ti voglio tanto bene, però ti rinfresco la memoria, capito Massimo Gacciari? Come sei un uomo di cultura, cerca di leggere questa mia opera storico-mitologica che ti farà tanto bene. A te Massimo Gacciari e a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.